sindaco di Bari ha competenza anche sulla città metropolitana. Quali sono le priorità per creare una vera rete tra i comuni? Dovremmo andare alla radice del problema. Qui purtroppo in tutti i comuni non esiste uno stesso schieramento, per cui avendo schieramenti diversi ci sono poi delle frizioni a livello di partiti e di quant'altro che partirebbe anche da Roma, per cui poi anziché aiutarsi uno con l'altro succede che si va in contrasto e per cui diventa un problema serio. Loro purtroppo, qui c'è una differenza che devo portarla a conoscenza. Tutti i sindaci hanno le mani legate perché hanno sopra di loro sempre qualcuno che li mette degli ostacoli. Io ho la fortuna di avere sopra di me solo la segretaria nazionale che non mi pone ostacoli, per cui io qualsiasi cosa posso risolverla anche a livello nazionale. Abbiamo fatto una straordinaria pianificazione, ormai coprogettiamo, copianifichiamo le attività, lo sviluppo dei nostri territori tra i 41 sindaci dell'area metropolitana. Abbiamo già dimostrato insieme di essere un altro sud rispetto allo stereotipo dei terroni che viene raccontato, perché la città metropolitana di Bari è arrivata prima nel concorso nazionale periferie aperte, 41 milioni di euro per i comuni dell'area metropolitana, e abbiamo individuato degli assi strategici come il turismo, l'innovazione tecnologica, che ci sono stati finanziati per 240 milioni di euro. Si va dall'area di sviluppo industriale alla nostra costa, alla rete delle piste ciclabili per il cicloturismo verso le Lame, verso le zone dell'Alta Murgia e tutte le zone che sono invece del sud-est barese. Questo è uno dei dibattiti che abbiamo introdotto in questa campagna elettorale, me ne devo dare atto perché l'abbiamo portato noi avanti fin dall'inizio. Noi siamo per un vero decentramento, quindi noi pensiamo che i municipi devono avere dei fondi proprio e gestire i territori, a maggior ragione che stiamo in un'area metropolitana, quindi si possono costruire, diciamo, realtà policentriche, quindi collaborazioni di alcune municipalità tipo Santo Spirito, quelle più periferiche, anche con i comuni adiacenti. Quindi noi riteniamo che l'area metropolitana è una grossa occasione sia per attirare contributi pubblici dall'Europa, sia per costruire veramente una città policentrica e partecipata. Il sindaco di Bari attualmente ha solo speso i soldi della città metropolitana, ma non ha agito da presidente dell'area metropolitana. Per noi l'area metropolitana deve tornare a spendere e investire su questa città, deve riconoscerla come capoluogo di regione, e quindi proponiamo gemellaggi con i comuni limitrofi ai municipi che non siano appunto il primo, quello centrale, per riprendere le attività commerciali di quei municipi. E gemellaggi ne faremmo anche con l'Adriatico e quindi col Montenegro, con l'Albania, con la Grecia, con la Croazia, proprio per riattivare quelli che sono i vecchi canali commerciali di questa città, che ha dimenticato sia il rapporto con l'entroterra sia il rapporto che ha sul Adriatico, sul Mediterraneo. Per quanto riguarda Bari città metropolitana, io individuo tre problematiche fondamentali: il problema della viabilità e quindi dei collegamenti tra i diversi comuni dell'area metropolitana, bisogna fare degli interventi seri su tutta la zona di Bari città metropolitana, e anche per ciò che riguarda il trasporto. E nel nostro programma abbiamo inserito la necessità di creare anche in sinergia con l'Università degli Studi una ipotesi di mobilità sostenibile che possa andare a coprire non soltanto la città di Bari ma tutta l'area metropolitana. In più la questione dell'edilizia scolastica, di cui la città metropolitana è competente, fare finalmente un ordine di interventi da dover realizzare sulla base di quello che è l'indice di rischio collegato ai vari dati che riguardano le strutture e gli edifici scolastici. Quali soluzioni propone per incentivare il commercio a Bari? In tanti hanno chiuso, in tanti hanno aperto. Oggi il comune ha presentato una possibilità, la possibilità di ricevere un finanziamento di 50.000 euro a fondo perduto, 40 per gli investimenti e 10 per le spese di gestione, per chi vuole aprire un nuovo negozio, un'attività artigianale o per un passaggio generazionale dai genitori ai figli nelle aree periferiche della nostra città. E poi i DUC, i distretti urbani del commercio, li abbiamo messo a disposizione delle risorse da parte del comune
nei confronti delle associazioni di categoria. Stiamo completando lo studio, abbiamo individuato nei quartieri dove ci sono zone commerciali degli investimenti da fare per rendere più attrattive quelle zone, per valorizzare i negozi che ci sono e altri che potranno arrivare. Innanzitutto la chiusura degli ipermercati, blocco a nuove costruzioni, a nuove realizzazioni, e poi soprattutto una riqualificazione dei quartieri, quindi offrire dei servizi, diciamo, di quartiere, e all'interno di questo favorire, diciamo, l'apertura di piccoli esercenti, di esercenti di quartiere, appunto, che ricostruiscono quella fiducia con il cittadino. Quindi noi siamo, diciamo, va di pari passo l'apertura delle attività commerciali con un quartiere che sia vivibile, perché oggi come oggi non c'è. Per esempio la questione dei parcheggi va affrontata molto seriamente se si vuole realmente riattivare un'economia di quartiere, appunto. Commercio per noi è una priorità che va vista e declinata insieme al turismo, e quindi tassa di soggiorno come tassa di scopo per dare servizi ai turisti che devono fermarsi in questa città, devono essere turisti stanziali e quindi devono investire, spendere nei nostri negozi di prossimità, nei negozi dei quartieri, e quindi anche progetti per singoli municipi con i DUC che devono essere attuati, e quindi anche una rete, creare reti di impresa sostenute dal comune che diventa garante di queste reti di impresa, verso anche l'innovazione dei sistemi di vendita degli stessi negozi di prossimità. Insomma, dall'aumento di PIL il lavoro, e quindi più soldi, più possibilità di riattivare le attività commerciali. Quasi 2000 attività chiuse in varie città metropolitane nel 2018, negli ultimi mesi tantissime attività storiche. A Bari manca una cosa fondamentale: il piano strategico del commercio. Il piano strategico del commercio è un documento richiesto anche dalla normativa regionale, ed è quel piano che può consentire alla città di Bari di riorganizzare anche le aperture delle piccole, medie e grandi attività commerciali, e che può consentire alla città di Bari di portare a compimento il processo di partecipazione ai distretti urbani del commercio. Senza il piano strategico Bari non potrà avere un vero distretto urbano del commercio. Noi proponiamo anche la formazione di questi centri commerciali naturali, che sono delle reti virtuose tra commercianti, camera di commercio ed ente comunale. Il commercio, purtroppo, non stancherò mai di dirlo, è un tema per me veramente a cuore. Noi siamo una famiglia di commercianti già dai miei nonni e quant'altro, per cui ci tengo veramente tanto. Bari sta morendo, Bari si sta spegnendo e ci stiamo imbruttendo un po' tutti, per cui noi possiamo benissimo incentivare, diciamo, questa nascita di piccoli esercizi anche con finanziamenti a tasso agevolato, quant'altro, cioè incentivare i giovani ad aprirli, e possibilmente nelle zone, diciamo, più povere, aumentare questi aiuti e, diciamo, eliminando un po' di tasse e sgravi, perché poi, insomma, hanno problemi ad andare avanti. Bari non può prescindere dal suo rapporto con il mare. Cosa si può fare per valorizzare la fascia costiera? Va riqualificata, va costruita una, diciamo, attività commerciali per il tempo lì, cioè, per esempio l'esperienza di Torre Quetta e di Pane e Pomodoro, per quanto ci riguarda, sono delle ottime iniziative. Queste iniziative vanno sicuramente intensificate, però allo stesso tempo bisogna anche tenere presente che quel mare va pulito. Noi lì abbiamo ancora un grosso problema, che è lo sbocco a mare della fogna, che va risolto a più presto, soprattutto quella della fogna bianca, che quando piove c'è il divieto di balneazione. Quindi quel tipo di attività con servizi al tempo libero, passeggio e via discorrendo, quelle cose là le condividiamo.
bisogna recuperare il rapporto con il mare che non c'è, perché la miopia di questa amministrazione non porta a vivere sui 40 km di spiaggia. Anche Torre Quetta ha una gestione più che discutibile, perché non è tutto l'anno ma è solo nei periodi estivi, contrariamente a quello che prevede invece la convenzione in corso, e quindi per noi 40 km di spiaggia e di costa devono avere corsie di lancio per gli sport acquatici, ma anche pontili dove le associazioni dilettantistiche sportive possano appunto fare liberamente i loro sport acquatici. Ma soprattutto ricucire la città vuol dire anche tornare a bonificare tutta la zona sud del lungomare, ma anche la zona nord di Santo Spirito Palese, e dragare i porti minori. 42 chilometri di costa, io personalmente sono in attesa di vedere nel dettaglio qual è il progetto per Bari Costa Sud che è stato approvato ultimamente lo scorso gennaio, ma senza andare nel merito di questo, che appunto è un progetto di cui dobbiamo ancora conoscere i dettagli, io ritengo che valorizzare i piccoli porti estremi dei nostri municipi, del municipio 1 e del municipio 5, sia una delle cose più importanti da realizzare. Quindi il porticino di Torremare e i porti di Palese e di Santo Spirito sono delle realtà da valorizzare anche in funzione di un turismo che ha necessità di trovare a Bari anche la possibilità di usufruire di mare e di spazi anche per le barche e per un turismo di tipo nautico. Se uno gira nel mondo impara tante cose, per cui io soprattutto la zona sud verso Torremare, ma anche a nord, soprattutto la zona sud, abbiamo tantissimo spazio, noi potremmo sfruttarlo incentivando appunto tante attività che darebbero lavoro, per esempio non solo come attività, anche come bed and breakfast, e porterebbero non più quel turismo mordi e fuggi, ma un turismo che si fermerebbe un po' più di giorni, che porta lavoro. Lavoro sappiamo benissimo che porta ricchezza ne guadagnerebbe tutto il territorio, per cui possiamo sfruttare anche il lato mare con delle piattaforme in legno come stanno a Sharm in Egitto e creare quei posti, come si dice a Bari, a stare per la sera nella stagione estiva. Torre Quetta è una spiaggia straordinaria, la possibilità di poter vivere una spiaggia la mattina per correre, per prendere il sole nel periodo estivo, all'imbrunire poter bere un bicchiere di vino, poter mangiare al ristorantino o portare da casa, come dico spesso, patate di secozze da mangiare nei gazebo, mettersi a disposizione del comune. Quella è l'idea per i 42 chilometri di costa per la nostra città. Inauguriamo il Waterfront di San Girolamo tra qualche giorno, sono 1,8 km di spiaggia e poi 8 progetti per ricucire dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista sociale il rapporto tra la città e il mare. 8 progetti finanziati da Santo Spirito a Torremare. È favorevole alla realizzazione del polo unico della giustizia alle casermette? Viabilità delle casermette, lo dicono i tecnici di Invitalia un anno fa, è una viabilità che creerebbe dei problemi a questa città. Quindi il sito, tra l'altro, non sappiamo se è bonificato, come da mia interrogazione diretta al Comune di Bari un anno fa. Insomma, sul tavolo del Ministero pende ancora la questione Pizzarotti. Mi sembra evidente che tutti parlino senza avere un progetto condiviso con gli operatori della giustizia, e quindi la nostra proposta invece è metterci al tavolo con gli imprenditori di questa città e verificare con gli operatori quale sia il sito più idoneo in tempi più brevi e in costi minori, dove far nascere il polo della giustizia. Io ritengo che il ministro con i suoi tecnici ha preso una decisione, quindi se ha preso una decisione avrà fatto tutte le valutazioni del caso. Ciò che a me preme è innanzitutto che il quartiere Libertà non resti senza un polo della legalità, ed è proprio per questo che qualche giorno fa, in presenza del ministro Bonafede, ho fatto una proposta alla cittadinanza di istituire nel palazzo di Piazza De Nicola un
un polo della legalità e del sociale. Quindi portare in quel palazzo alcuni uffici comunali, in particolare gli uffici che si occupano di welfare, nonché alcuni uffici che io ho inserito nel nostro programma per la città, come quello SOS Pizzo e il tavolo antimafia. Le caservette potrebbero star bene per via del metraggio abbastanza, diciamo, grande, in modo tale da metterli anche un discorso di carcere, per cui andremo a risparmiare anche sulle traduzioni di questi signori qui. E potrebbe star bene, però dobbiamo anche risolvere il problema del quartiere Libertà. Al posto delle casermette, al posto del tribunale, potremmo benissimo tirar fuori un vecchio progetto dove andremo a mettere almeno gli assessorati e, se c'è spazio, qualche altra cosetta, in modo tale da non lasciare, diciamo, il quartiere desertificato, insomma. Quindi questa potrebbe essere una buona soluzione. Poi, se dovesse uscirne un'altra migliore, ben venga. Il 2014 l'amministrazione comunale di Bari chiede al governo di mettere a disposizione un'area, sono le due caserme, cosiddette casermette. Per fortuna, dopo qualche giorno, il governo mette a disposizione del comune di Bari, per le esigenze dell'edilizia giudiziaria, le due caserme. L'anno scorso, a febbraio, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con il ministro dell'epoca per realizzare all'interno la prima parte del polo, con un investimento di circa 30 milioni di euro. Il nuovo ministro ha confermato qualche giorno fa quella decisione. Aspettiamo un riscontro sullo studio di fattibilità, che tra l'altro è stato finanziato e pagato dalla città metropolitana, anche perché lì ci saranno le varie soluzioni alternative individuate. Noi siamo favorevoli al polo unico della giustizia, però noi restiamo dell'idea che la soluzione dell'arcipelago della giustizia nel quartiere Libertà è ancora oggi la soluzione migliore, perché lì diciamo, noi siamo contrari al fatto che venga espropriato un quartiere come quello del quartiere Libertà dalla funzione della giustizia. Ribadiremo il nostro no secco alla costruzione di un nuovo palazzo di giustizia e a non abbandonare il quartiere Libertà. Quindi noi rimaniamo fermi sulla proposta dell'arcipelago della giustizia gestito nel quartiere Libertà, anche perché quello è un modo concreto per evitare che si creino altre periferie a Bari. Esiste un problema sicurezza a Bari? Quali soluzioni propone? Esiste un tema periferie, un tema percezione della sicurezza, esiste un degrado sociale a cui nessuno pone rimedio perché i cittadini sono abbandonati a loro stessi. Allora noi, attraverso la riqualificazione delle zone degradate nelle periferie soprattutto, e attraverso lo sport, il coinvolgimento nello sport agonistico dei ragazzi, soprattutto delle fasce più deboli, intendiamo recuperare quello che è il concetto di comunità nei singoli quartieri, nei vecchi quartieri, e far sì che siano le donne, soprattutto di questi quartieri, a difendere i loro territori e a togliere i ragazzi dai clan mafiosi che esistono oggi a Bari, che sono una realtà, e a metterli invece in un percorso che è un percorso dalla parte dei ragazzi stessi, ma anche di una comunità viva e che riesca a produrre lavoro. Sicuramente c'è una questione di sicurezza. Bari è una delle città più, diciamo, di quelle più popolose della nostra nazione, che si trova per esempio al 17° posto per gli omicidi, tentati omicidi e gli omicidi purtroppo portati a termine, ed è ai primissimi posti, al secondo, al terzo, al quarto posto per furti, sia furti d'auto che piccoli furti. Questo ci dice che la città ha bisogno di interventi concreti, innanzitutto contro la piccola criminalità, ma anche contro la criminalità legata ai grossi clan criminali. Il vigile di quartiere, la prevenzione con l'educazione dei ragazzi alla legalità e dare un ordine finalmente alla polizia locale, nonché agevolare la formazione di associazioni che si occupano di controllo di vicinato. Tutte le grandi città hanno dei piccoli problemi per la sicurezza. Noi abbiamo sempre parlato di Bari come la città capitale degli scippi e quant'altro, però penso che sia un po' più tranquilla negli ultimi anni, almeno così sembra. Io, per quanto riguarda la sicurezza, ne abbiamo dette tante, abbiamo parlato del poliziotto di quartiere, che può essere una soluzione, può essere anche la soluzione di più, diciamo, videosorveglianza, videocamere, anche quella potrebbe andare bene, ma io darei un consiglio, non so come vogliamo chiamarlo.
soprattutto il lavoro. Il lavoro tira fuori, diciamo, dalla strada tanta gente, e con il lavoro andiamo anche a dare più luce alla città, più movimento e di conseguenza anche più sicurezza. Ci sono due temi, la sicurezza e la sicurezza percepita. Molte volte la percezione della sicurezza è in controtendenza rispetto alla sicurezza vera e propria. Ci sono quartieri dove magari c'è un forte calo dei reati, però c'è una percezione di insicurezza maggiore, come per esempio nel quartiere Libertà. Stiamo cercando di lavorare attraverso la sostituzione di tutta l'illuminazione, si illumina il doppio e si risparmia la metà con le luci a LED. L'abbiamo già fatto in tutto il quartiere Libertà, lo stiamo facendo a Carbonara, arriveremo a 27.000 luci in più. Abbiamo già 300 telecamere che stanno diventando 500 e nei prossimi 5 anni diventeranno 1.000 telecamere messe a disposizione di tutte le forze dell'ordine e della polizia locale, in modo da poter avvisare direttamente le centrali operative. Che esiste ancora nuclei di malavita che sta riprendendo piede nella nostra città, nei quartieri come Entiteto, Libertà, Bari Vecchio, cioè la malavita, diciamo, c'è ancora e va sconfitta. Io però sono dell'avviso di costruire prevenzione alla malavita. Io sono contrario, diciamo, a forme di militarizzazione della città e via discorrendo. Io credo che vada fatta un'opera di costruzione di una cultura non violenta e contro i poteri criminali, che parte dalle scuole. Ci vorrà un po' più di tempo, però penso che questo sia un obiettivo raggiungibilissimo.